Gente profumata, buongiorno. Solo io posso fare colazione con profumo e capelli nel piatto. Aggiornamento Ganymede, ma poi faccio anche un post per memorizzare, mettere per iscritto quello che io ieri ho sentito, quello che come l'ho provato. Perché secondo me adesso il tempo, non secondo me, è così. Il tempo è temperatura, gradi, clima, aria, secchezza di aria è perfetto per indossare profumi in generale, perché danno, secondo me, la loro bellezza al massimo. Sono 18 gradi, temperatura laboratorio, dove questi profumi vengono progettati e pensati con quella temperatura lì. Vecchiaia. Aria buona. Ti manda la tua scia in tutto il lungomare. Ups. Allora, ieri ho indossato bene Ganymede. Diciamo che l'ho sentito tanto addosso a me, nessun complimento, se non da una mia conoscente. Un complimento, ma solo perché la ragazza era, diciamo, la mia amica mamma, amica del parchetto, delle spiagge, e mi ha detto: pensavo che buon profumo, ma poi mi sono ricordata che cosa fai, ho capito che sei tu. E invece poi altre persone che incontravo, tantissimi posti che frequentavo, ma questo non è importante, cioè non è che io non ricevo mai complimenti, però essendo uno dei profumi più usati, più tra virgolette piaccioni nel mio paese, mi aspettavo qualche reazione, altrimenti perché lo usano? Perché non è un profumo semplice. E mi correggo, non è un profumo piaccione. Vorrei capire il suo successo commerciale così forte nel mio paese, ecco. cioè, perché come Baccarat una volta, la gente lo deve riconoscere, sentirlo riconoscere, farti magari complimento e capire: ah, questo non è così semplice, questo indosso un profumo. Comunque, in breve, non è un profumo semplice, ripeto, anzi, abbastanza complicato perché è metallico, è freddo, è secco e graffiante. È medicinale, molto medicinale. Quando l'ho provato per la prima volta, insieme a tutte le note marine, metalliche e legnose, l'ho confrontato a un pezzo di legno pieno di chiodi arrugginiti, pieno di chiodi, buttato fuori dal mare alla riva, dalla spiaggia. Cioè, provate ad usare questo legno e vi immaginate il profumo. Poi non lo so, poi a seconda dell'immaginazione di ognuno di noi, può sapere di stanza del dentista, quindi tutti strumenti metallici del dentista, odore medicinale, il dentista magari con la giacca di pelle. A seconda dell'immaginazione ci sono vari quadri nella mente che ci disegna questo profumo. Io vorrei tantissimo provare Ganymede in estratto, perché secondo me quello soddisferà già le mie attese, quello che non mi è piaciuto in lui. Cosa non mi piace in lui? In lui non mi piace che non è né facile, cioè non finisce nel piaccione, che magari a un certo punto dici: ah, sì, è andata via prima, la prima parte complicata, adesso sento, non lo so, questo cuoio, questo camoscio, questo legno e mi piace. No, è sempre lì così, metallico, freddo, graffiante, medicinale. E non lo so, non si evolve per dirti: oh, adesso si è assestato e mi piace, o è diventato semplice, o magari stamattina mi sono svegliata e ce l'avevo ancora addosso. A parte che ce l'ho sui capelli ancora, l'Icahn caramellato, che diciamo mi rende la vita più facile, ma mi sono svegliata con lui e sento sempre questo. Ma non va neanche nel complicato, magari poi dici, finisce in qualche. Dicevo che non finisce neanche nel qualcosa di complicato, che dice: ah, ecco la sua, come si dice, il suo segreto, e ecco, adesso l'ha raccontato solo a me. Non so se mi sono riuscita a spiegarmi. Non lo so, c'è un qualcosa, quello che vi ho cercato di spiegare, perché c'è un qualcosa, non è mai argomento, no? C'è questo suo punto fermo. Che mi turba, ecco, vorrei provare la sua versione più rotonda, probabilmente più cuoiata che X3, ma moltissimi dicono che è più buono. Vorrei provare X3. E invece anche in salad l'ho provato. In salad già per me è già più comprensibile, cuoio esebutivo, chino lenico. Già lo indosserei più volentieri che questo, perché questo. Dicevo sì, e mi mancava sempre quel. E